Allora, raga, oggi voglio parlare di un genio, di un personaggio che divide e fa discutere, un personaggio come Pazzini 100. E ne voglio parlare perché ieri qualcuno ha fatto il video contro questo ragazzo, questo TikToker del Milan, fratello rosso-nero, per convenienza, perché se oggi tu critichi uno come Pazzini 100 è conveniente, fa visual e tutti dicono bravo, hai ragione, Pazzini 100. Però prima vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su al benzinero, ma quello che mi preme di più, e spero anche che un giorno riesco a portare Pazzini 100. Ci vediamo in live alle 21 e un quarto sul mio canale YouTube. E che ci sarà The Doctor, ci sarà il Romagnolo, il dissidente. Parleremo di questa giornata di campionato, di quello che ci aspettiamo per il nostro futuro, perché c'è la Champions per gli interisti, c'è l'Europa League per noi milanisti e non c'è un cazzo per i gobbi. Allora, Pazzini 100 è un genio, raga. Io non riesco a capire come fate ad arrabbiarvi della genialità di questo ragazzo. È un personaggio strariuscito e non voglio credere, perché mi è capitato anche sotto i video di OCV Sport vedere i commenti tipo questo ragazzo è da TSO. Siete voi? Allora, chi ha scritto? Infatti uno poi l'ho insultato, uno che ha scritto ma non l'ha neanche picchiato nessuno, Pazzini 100. Perché? Cioè, secondo me quelli da TSO sono quelli che ancora oggi non hanno capito che fa il personaggio. Un personaggio, ripeto, strariuscito, perché uno che porta 54.000 iscritti su TikTok, che fa dalle 20.000 alle 80.000 visual ogni volta che butta fuori un video, vuol dire che è un genio. È un genio che ha cavalcato un'onda che lo porta ad andare così bene, poi gli porterà dei nemici, sicuramente tantissimi, che sono quelli che ancora oggi non hanno capito che non è scemo, è intelligentissimo per me Pazzini 100, perché costruendosi questo tipo di personaggio sta andando alla grande. Cioè, ma voi pensate veramente che lui pensa che andiamo a vincere il campionato? No, non ci credo. Non ci credo perché allora, se fosse davvero così, allora sono il primo che si arrende, sei da ricovero. Però, se lo fa, se lo dice, fa ridere, fa divertire. Quante volte a fine partita del Milan che sono incazzato come una bestia, finisco a vedermi il video di Pazzini 100 per farmi una risata. Ma voi credete veramente che Pazzini 100 creda alla Marotta League? Creda che non veda che l'Inter sia nettamente superiore questa stagione a tutto il resto delle squadre? E mi riferisco a voi interisti che magari vi incazzate con Pazzini 100 e gliene scrivete di ogni. Ma voi credete che sia così stupido da pensare che l'Inter sta vincendo a culo? Ogni tanto dice l'Inter ha vinto a culo. No, no, no. Cavalca il suo personaggio, cioè su YouTube ci sono anche i personaggi, quelli che si costruiscono la loro immagine, vanno avanti su questa strada. Non vedete? Allora, uno che parte e quando vince il Milan dice Pioli in, l'allenatore più forte del mondo, grandioso. Quando perde il Milan, Pioli out, vai fuori. Allora, per tutte le cose che dice, se fosse davvero così, sarebbe un fulminato, un fuso nel cervello. Ma è tutta una scena dal personaggio che si è creato. È per quello che dico, per me è un genio. Crearsi un personaggio così, delle volte mi dico, ma perché non me lo sono inventato io? Perché io volevo portare altro sul tubo. Sfottò, ma anche serietà. Parlare invece lui no, porta solo sfottò perché funziona la sua faccia, i suoi occhiali, il suo modo di parlare. Gli ha costruito un impero,
un impero su TikTok del calcio, cioè è riconosciuto, sarà riconosciuto come coglione, va bene, ma quanti coglioni ci sono in giro che parlano seriamente, senza scherzare, cioè io preferisco uno così che parla facendomi delle volte, anche a me mi viene da dire, Pazzini, basta figa, porti una sfiga pazzesca, perché quando parla di Milan vinciamo sempre e poi dopo non arrivano i risultati. O quando finisce la partita dice che il Milan ha dominato, li ha presi a pallate dopo che abbiamo giocato di merda. Però rido, ma io la prendo sul ridere. Perché? Perché il personaggio è questo. Cioè se ti vuoi fare una risata, vai a vedere Pazzini 100. Se, sempre. O dopo, se non piace quel tipo di satira, ci sta. Però cioè, cercate di capire, cioè, non lanciate la vostra cattiveria sopra un ragazzo comunque giovane. Rosica, ho sentito dire rosica. E chi non rosica oggi? Chi non rosica? Chi non sta rosicando per la vittoria dell'Inter, di tutte le tifoserie? Chi non vede l'ora che finisce questo campionato perché ci viene mal di testa? Ma io credo che è un rosicare che ormai è come il mio e come quello di tanti altri, che ormai ci abbiamo rinunciato perché sappiamo che ormai l'Inter l'ha vinto lo scudetto e quindi a 16 punti ci abbiamo fatto l'abitudine. Però lui giustamente continua per la sua strada, come è giusto che sia, da personaggio qual è. Raga, è così. E potrei dirvi anche di Tom. Per me non puoi dire determinate cose, se no non sei normale, se no non siete normali. Ma a me piace il mondo di YouTube o il mondo di TikTok. Mi piace, allora io vi dico una cosa, mi piace 100 volte di più per dirvi Pazzini 100 che gente come il Monarca, come Bonaduce, che sanno solo insultare gli altri tifosi e chi sono dei ratti. Bonaduce poi è inascoltabile quando dice parole. Cioè io odio di più la cattiveria gratuita ad insulti che questo tipo di personaggio, che una persona dotata di un quoziente intellettivo capisce lontano un chilometro che sta scherzando, che sta facendo spettacolo, perché di questo si tratta. E dopo giustamente gente come il nonno e così si fa la caricatura, perché? Perché gli porta viso e fa strabene. Perché poi è giusto sfotterlo per le cose che racconta, però non cattiveria.